Ciao cari Argonauti e bentornati sul canale. Bene, oggi parliamo del primo numero di Batman, le cronache del Cavaliere Oscuro. Una collana che è esordita in edicola proprio oggi che è 17 di agosto 2024. Prima uscita, Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, quindi una graphic novel che non ha bisogno di presentazioni. Speciale, prima uscita, €1,99, quindi anche se l'avete già in collezione come io ce l'ho già in tantissime altre versioni, questa va presa assolutamente perché è un prezzo proprio regalo. Quindi parliamo di una collana edita da Hachette, con la collaborazione chiaramente anche di Panini Comics, che è l'editore attuale che ha i diritti per pubblicare le serie DC Comics in Italia. Scopri la raccolta delle migliori storie dell'eroe di Gotham, quindi questa sarà una collana che torna in edicola con le migliori storie di Batman dopo almeno quasi 12 anni dalla quella che fu la serie di Batman, mi sembra Cavaliere Oscuro, della Rulion, e addirittura ancora prima Batman la leggenda, edizione platino della Planeta di Agostini. Batman torna in edicola con questa serie tutta quanta cartonata, ma adesso andremo a vedere e vediamo in maniera più approfondita anche il cartoncino del blister. Andiamo nella parte posteriore dove ci sono tutte le caratteristiche che parlano appunto della collana, tutte le più grandi storie a fumetti del Cavaliere Oscuro in un'unica imperdibile collezione. Scopri le storie più famose e fondamentali che hanno creato la leggenda del Cavaliere Oscuro grazie alla raccolta Batman, le cronache del Cavaliere Oscuro. Dalle origini ai racconti più moderni inizia un viaggio indimenticabile per i vicoli di Gotham City assieme al suo crociato incappucciato, e approfondisci le storie grazie a un ricco compartimento di materiale extra. Quindi ogni volume, oltre ad essere cartonato, oltre a contenere chiaramente la storia specifica di quella settimana, avrà anche un comparto di extra. Edizione speciale, quindi con copertina cartonata, l'abbiamo visto, e praticamente tutti quanti i volumi, una volta che verranno affiancati in libreria, andranno a formare questa illustrazione esclusiva in costa, tutta che ritrae un'illustrazione di Gabriele, disegnata da Gabriele Dell'Occhio. La collana è quindicinale, quindi esce ogni, anzi quattordicinale, scusate, esce ogni 14 giorni in edicola, quindi ogni due settimane. La prima uscita abbiamo visto €1,99, la seconda uscita €6,99, e poi il costo fisso sarà €13,99, quindi €14 per tutte le uscite successive. La collezione è composta per il momento da 60 uscite, ma come sappiamo, ormai come ci hanno insegnato questi editori da edicola che varano queste collane da edicola, sicuramente verrà ampliata. Io ne so qualcosa perché sto seguendo la supereroe classic della Marvel con Gazzetta dello Sport ormai dalla primavera del 2017, quindi sono 7 anni, è tuttora in corso, sta andando verso i 400, ma probabilmente sforerà e andrà per i 450. Quindi queste sono delle collane che di solito vengono, diciamo, come piano dell'opera, vengono dichiarati più o meno in un quantitativo di numeri abbordabili per poi sforare sempre. Abbiamo approfondito tutto, mi sembra, abbiamo parlato di tutto. Vabbè, la collana conterrà tantissime storie, la seconda uscita sarà ormai la trita ritrita corte dei Goofy, quindi la storia che esordì con il nuovo universo New 52. La terza uscita, se non sbaglio, sarà i tre Joker, quindi saranno tutta una serie di storie autoconclusive, comunque monografiche, che hanno a che fare appunto con l'universo del Cavaliere Oscuro. Bene, io andrei a questo punto a spacchettare il nostro blister. Quindi, oltre il volume che andremo a vedere tra poco, troviamo i soliti editoriali, coupon che ci spiegano, ecco, offerta speciale, ordina subito e non perdere nemmeno un numero dei Batman e Cronache del Cavaliere Oscuro, riceverai a casa tua con il primo invio gratis l'uscita 2 più l'uscita 3, ah no, l'uscita 3 è Batman il lungo Halloween, grande storiona. Quindi con l'uscita 4 avremo i 3 Joker, con l'uscita 5 The Killing Joke, e l'uscita 6 Io sono Batman. Beh, quindi queste sono le classiche, diciamo, proposte dell'editore per l'abbonamento a casa.
con i classici appunto omaggi, la spilla con il logo DC, i fermalibri, la mug, la tazza a tema, così come il notebook, diciamo, l'agendina a tema. In più, se paghi con PayPal o carta di credito, riceverai questa bellissima maglietta che ritrae appunto un'immagine storica del Cavaliere Oscuro, del Ritorno del Cavaliere Oscuro. Poi, se scegli l'offerta premium con €1,50 in più a uscita, riceverai questa statua di Batman, offerta premium. Veramente. Poi abbiamo vari volantinacci per nota ben edicola le prossime uscite, quindi pubblicitarie, e qui abbiamo un poster gigante all'interno, esplora l'universo di Batman in un'imperdibile collezione. Qui quindi abbiamo il solito poster promozionale con dietro tutto quanto il piano dell'opera e tutte le caratteristiche dell'opera alle quali ormai ci hanno abituato tutti gli editori. Il poster, devo dire che è molto bello, perché ritrae tutti quanti i Batman pubblicati e non, quindi troviamo sia quelli dei fumetti che delle serie TV, della serie a cartoni animati e anche dei film. Molto bello questo poster. E sulla parte posteriore, come vi dicevo, troviamo tutta quanta la parte relativa all'editoriale e alla spiegazione di tutto quello che noi troviamo all'interno di quest'opera. Scopri le più grandi storie, vabbè, introduzioni, cover gallery, sceneggiature, sketch, proposal, altre letture, illustrazione esclusiva, vabbè, tutto quello di cui abbiamo già parlato. Io direi di poter andare tranquillamente ad affrontare la ciccia, cioè quello che ci interessa di più, che è il volume. Eccolo qui, il volume che, come ci ha anticipato lo strillo sul cartoncino, è totalmente cartonato. Qui abbiamo la costina, il numero progressivo numero 1, e sulla quarta abbiamo questa bellissima illustrazione con la sinossi Batman Ritorno del Cavaliere Oscuro, Frank Miller, bla 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 bla, e contiene Batman The Dark Knight Returns 1-4. Ecco, qui finisce, ci danno anche un incipit, una spiegazione dal quale sono tratte queste storie, delle storie originali dal quale sono tratte questi volumi, le storie contenute nel volume. Vabbè, questo, diciamo, è un'opera che non ha bisogno di presentazioni. Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, scritta e disegnata da Frank Miller con l'aiuto di Klaus Jansson, e le chine, i colori, l'inchiostratura, tutta di Dean Barry, che è anche la compagna di Frank Miller. Per questa edizione hanno scelto una cover variant del 96, sempre disegnata da Frank Miller e inchiostrata da Klaus Jansson. Stranamente non hanno utilizzato la copertina originale, cioè quella classica con Batman con sfondo il cielo oscuro e il fulmine. Vabbè, hanno scelto questa qui, che era stata altra copertina che era stata scelta per le versioni variant, anche mi ricordo delle edizioni Rulion. Vabbè, storia del 1986, in cui, eccola qua, vi riferivo a questa copertina qui che hanno messo qui nella cover gallery. Il formato è quello normale, quindi non hanno scelto un formato oversize come di solito ci abituano per le edizioni da edicola. Il formato è originale, quindi comics, carta patinata liscia. I colori mi sembrano quelli delle edizioni normali, però ripeto, ragazzi, a 2 euro, che volete di più? Vi stanno regalando una graphic novel stupenda, parla appunto di questo Batman attempato in un futuro prossimo, in cui lui, in età avanzata, riprende, dopo un periodo di pausa, riprende in mano il manto di Batman per sconfiggere appunto quello che è rimasto, l'eredità del crimine di Gotham, che sta andando verso un declino socio-politico sia a livello locale di Gotham City, ma anche mondiale, anche perché poi dopo si scontrerà appunto anche con Superman. Quindi è una storia che è molto contestualizzata nel periodo che fu appunto nella metà degli anni 80, quindi nell'America reaganiana. Ecco, qui abbiamo questa bellissima, classica, famosissima illustrazione di Batman e Robin, la nostra Robin al femminile. E quindi, dicevo, una storia contestualizzata al tempo in cui emerge molto la paura della guerra atomica nucleare, quindi del conflitto, ecco, Superman, nel conflitto di guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica.
cose alla quale non siamo ancora abituati tutt'oggi, perché ci sembra che le cose non siano poi cambiate di molto, no? E ecco qui quindi il missile nucleare della Russia, Superman che cerca di fermarlo, quindi insomma abbiamo tutta una storia che, ripeto, ecco qui lo scontro tra Superman e Batman ripreso anche nel film di Zack Snyder, Batman di Superman, quindi ripeto, una storia che non ha bisogno di presentazioni perché è talmente famosa e quindi talmente, ecco, ci sono delle bellissime splash page tipo questa qui, delle tavole stupende, per cui al prezzo di 2 euro dovete rubarla dall'edicola, perché ve la fanno proprio rubare a questo prezzo. Io chiaramente, nota personale, questa serie non la farò perché praticamente, come potete immaginare, chi segue il mio canale lo sa, Batman è il mio eroe preferito, per cui io di Batman ho tutto, e quindi fare questa collana sarebbe semplicemente comprare dei doppioni, e sia per una questione economica ma soprattutto di spazio non posso permettermelo, quindi non la seguirò. Però per chi non ha una cultura di Batman, per chi non ha storie di Batman, vuole farsi un'infarinatura e avere una collezione delle storie migliori, diciamo migliori, anche se poi alla fine oltre le migliori qui per riempire, per tappare i buchi, sicuramente inseriranno anche altre storie che sicuramente sono meno degne di nota rispetto, ecco, a questa o ad altre che vi ho nominato, tipo ecco il lungo Halloween. Ve la consiglio sicuramente, anche perché alla fine con 14 euro, con 14 euro, 13,99 euro vi portate a casa un volume che di solito in fumetteria un volume del genere lo pagate almeno 20 euro, almeno 20 euro. Quindi che cosa dire? Viva la Hachette, che ci offre sempre ottima qualità sia a livello di fattura dei volumi che di rapporto qualità prezzo. Quindi cari ragazzi, io spero che questo video sia stato un video curioso e informativo. Consiglio da parte mia, sì, se volete farvi di nuovo, ecco, un'infarinatura sul mondo di Batman e sulle migliori storie, prendete questa bellissima collana, questa bellissima iniziativa, anche perché poi in libreria sarà molto bella, perché come avete visto, affiancando tutti i volumi avrete l'effigie, l'immagine totale disegnata da Gabriele Dell'Otto. Cari Argonauti, io di nuovo vi ringrazio per avermi seguito, mettete un pollicione in alto, commentate, fatemi sapere le vostre curiosità o le vostre remore, iscrivetevi al canale e mi raccomando condividete il video. Alla prossima, ciao dal vostro Argo.